Ora Maurizio, te sei in sostituzione del Brandini, sì, la riserva. Quindi oggi le parolacce le posso dire perché lo spazio del Brandini. Ah vabbè, questo io, spazio qui ti io l'avrei permetto. Intitolata Interculo. Certo, l'ha presa Interculo. Ha giocato il Napoli, beh, il calcio nel sedere a Napoli. A Napoli. Il Napoli, a Napoli sì, all'Inter. Napoli perché ha perso 1-0 col Verona e ha, diciamo, per l'ennesima volta ha rimandato, diciamo, l'avvicinamento alla Roma. Ormai 4 punti, la Roma gioca stasera con la Sampdoria, quindi potrebbe in caso di vittoria andare a 7. Quindi il Napoli ha perso un'occasione sicuramente la importante. Lazio lì a un passo. Sì, la Lazio che gioca col Torino e la Fiorentina poi gioca con il Milan. Cioè, stasera ci sono delle partite, diciamo, più importanti. Sì, il lunedì che la domenica, sì, la domenica proprio non gioca nessuno. È incredibile. No, questo è. E a proposito di Serie A, darei un veloce calcio nel sedere agli organizzatori, perché non so se sei informato, ma domenica prossima gioca domenica solo la Juve. Una sola parte. La Juventus, scusa, apposta. Oh, ad apposta. Sperando che mercoledì a Dortmund non facciamo la solita figura peregrina a campo europeo. Comunque. E quello speriamo, no? Sono no, l'Inter che... dopo la sconfitta 3-1 in Coppa in Europa League con il Wolfsburg, sinceramente. È già finito. No, no. Si parla di domenica. Parlato del Napoli, l'Inter, il motivo perché sta a crescere l'Inter va detto. Comunque faccio complimenti invece all'Empoli, cambio discorso, che pareggiando a Cagliari sabato sicuramente ha fatto un passo importante per la salvezza, ora 9 punti di vantaggio sul Cagliari che è terzultimo, quindi la squadra di Sarri, squadra toscana, sinceramente merita questa salvezza. Lanciamo un hashtag per domenica prossima, se non sei di Genova o di Torino o per la Juve o per il Genoa, che cazzo fai tutta la domenica? Vai a vedere l'Arezzo che gioca alle 11. Buongiorno. Madonna, c'ha sempre la risposta pronta.